Ciao a tutti, sono Carlos Estigarribia e insieme a Bel Tango Leche abbiamo pensato un altro video per voi. L'idea di oggi sarà lavorare un po' con la milonga e con diversi accenti che ci sono in questo ritmo. Vi farò vedere come usare lo stesso movimento per ballare diversi accenti in la milonga. Ok, iniziamo con il primer accento, no? È l'accento più semplice. Lo faremo attraverso una camminata. Qui con Silvia Vespucci, rappresentante di Bel Tango Leche, che è la che in questo periodo mi aiuta a fare tutti questi video. E ti corregge. Anche corregge il mio italiano. Quindi, andiamo al primo accento. Boom, viene sì. È questo accento che mi permette iniziare e finire la milonga di una maniera sicura. Param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam. Non ci sono tante spiegazioni per questo accento. Per te questo accento cosa significa? È un accento forte, lineare, corretto, però forse manca un po' di anima. Okay, andiamo al secondo accento, secondo accento della milonga, che è questo della habanera, no? Cos'è la habanera? È una cosa più o meno che suona così. L'ho detto bene? Sì, vai. Ok. Param pam pam, param pam pam, param pam pam. In questo caso faremo due passi, una piccola pausa e altri due passi, che sarebbe più o meno così. E param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam. Già si inizia a vedere di una maniera diversa. Divertente. Più divertente. Allora, andiamo a un terzo accento. Questo è un pochettino più difficile, come si potrebbe dire? Non so cosa vuoi fare. Come terzo accento andremo a fare uno un pochettino più difficile, che qui sarà fare due passi insieme e una piccola pausa e un terzo passo. Ok, e quindi qual è la differenza con quello anteriore? Che in la maniera faceva quattro movimenti, in questo caso farò solo tre. Facciamo l'esempio. Vieni qui, sì. Inizia e... Un, dos, pausa. Un, dos, pausa. Un, dos, pausa. Un, dos, pausa. Questo accento già è un po' più difficile per trasmettere, no? All'altro. Ok, in questo caso cosa hai sentito? Si sente un'energia un po' più intensa nei primi due movimenti, nei primi due passi. Bene, andiamo a un ultimo accento della milonga. In questo caso, invece di fare 1, 2, 3, facciamo 1, 2, 3 insieme. Quindi questa volta l'energia più intensa sarà negli ultimi due. Perfetto. E dovrebbe essere così. Vediamo se è tanto così. Inizia. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. È lo stesso, però all'inverso dell'accento anterior si inizia con una pausa e dopo si fa il movimento più energetico. Con più intensità, sì, con più energia. Allora, questi sono quattro accenti, no? Con il tempo semplice, con la habanera, con il 1, 2, 3 e il 1, 2, 3. Manca... In questo caso andare sul 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, pausa, che è quello che si utilizza anche abbastanza spesso quando balliamo un tango ritmico, no? Che ricordiamo, è più o meno così. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è l'accento che utilizziamo noi abbastanza spesso quando balliamo milonga.
Niente, ragazzi, ricordate che la migliore maniera di arrivare alla musicalità è attraverso una semplice camminata. In questo caso ringrazio un'altra volta a Silvia. Ah, cos'altro possiamo dire? Che ci vediamo al prossimo video, sempre sul tuo canale YouTube, Tango y Abrazos Carlos Estigarribia. E se avete qualche domanda, Carlo risponde sempre, quindi scrivete nei commenti. Oppure scrivete sul profilo di Facebook di Bel Tango Lecce. Vi lascio qui altri due video da non perdere. Ciao a tutti! Alla prossima!